stiamo lavorando intensamente con la Commissione europea, con la futura Commissione europea, per conservare questo primato e perché vogliamo che l'Europa trovi soluzioni a problemi comuni. Vogliamo parlare con un unico interlocutore e anche da questo punto di vista la creazione prossima, nei prossimi 10 mesi, della macro regione delle Alpi, che mette insieme regioni, 46 regioni di 7 paesi diversi, tra cui la Baviera, Baden-Württemberg, è un'opportunità che vogliamo cogliere in questa direzione. La Lombardia si è caratterizzata e si caratterizza per la concretezza. Ho voluto usare questo principio ispiratore nell'azione che facciamo, perché il nostro compito è di dare risposte ai problemi degli imprenditori, dei cittadini, delle famiglie, e la concretezza è quella che ha ispirato l'azione di Regione Lombardia in questi 15 mesi di governo. Abbiamo cominciato con una misura importante, 1 miliardo di euro per pagare i debiti che i comuni hanno nei confronti delle imprese. E il tema del ritardo dei pagamenti, su cui la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione, e anche su questo la Lombardia è un'eccezione, una lodevole eccezione. Il governo, lo Stato italiano paga mediamente in 251 giorni. Lo scorso anno la Regione Lombardia la media era di 30 giorni e nel primo quadrimestre del 2014 siamo arrivati a 17 giorni. Noi paghiamo i nostri fornitori in 17 giorni. I comuni non possono farlo, abbiamo messo 1 miliardo di euro per consentire ai comuni di pagare i debiti che hanno nei confronti delle imprese. Abbiamo sostenuto l'imprenditoria, i giovani imprenditori, mettendo 30 milioni di euro per lo start-up di nuove imprese innovative. Sono già arrivate oltre 1.800 proposte da altrettanti giovani, 700 progetti già finanziati, perché l'innovazione e la ricerca è una delle vocazioni della regione che io voglio sostenere. Il mio obiettivo è di arrivare entro la fine del mandato a portare gli investimenti in ricerca in tutti i settori della ricerca dall'attuale 1,6% del PIL lombardo al 3%, quasi 9 miliardi di euro che vogliamo investire nella ricerca, ma che sia ricerca applicata. Mi ha colpito un dato: l'80% della ricerca di base in tutti i settori non trova un'applicazione poi industriale. Dobbiamo mettere insieme le università, i 500 centri di ricerca, il mondo delle imprese, il mondo delle imprese chimiche in primo luogo, perché gli investimenti nella ricerca non siano investimenti ai ricercatori, ma alla ricerca, e che questa ricerca porti poi a risultati concreti, a un'applicazione concreta. Abbiamo cominciato a semplificare la burocrazia, che è un tema di grande importanza e di grande interesse per il mondo delle imprese, dando incarico al professor Giulio Sapelli, che nei giorni scorsi ha presentato i risultati del suo lavoro, 10 punti, 10 programmi che realizzeremo a cominciare da subito per ribaltare quella che lui chiama l'antropologia negativa del pubblico nei confronti dell'imprenditore, antropologia positiva. Tu sei un imprenditore, vuoi investire oggi in Lombardia, io ti dico fallo subito, queste sono le regole che devi rispettare, ma parti subito. Io ti controllerò se sbagli, con me è chiuso, ma devi poter partire subito. Questo è l'obiettivo che ha portato il Consiglio regionale ad approvare all'unanimità nel mese di febbraio una legge Impresa Lombardia, dove c'è proprio il principio della burocrazia zero. Sono alcune delle cose che abbiamo fatto, altre importanti ne abbiamo in programma. La riforma del Confidi, del sistema di finanziamento alle imprese, che renderà disponibile 1 miliardo di euro di nuovo credito per 240.000 nuove imprese. Stiamo studiando una forma di mini bond per agevolare l'accesso al credito delle micro imprese e delle mini imprese.
Entro il mese di luglio daremo vita ad un fondo, anche questo, di 1 miliardo di euro per finanziare la ricerca e sulla semplificazione ho già detto. Concludo con due parole sul tema Expo. Federchimica sta partecipando e sono grato di questo, Expo è una grandissima occasione, una straordinaria occasione, la Regione è molto impegnata, ma su questo assieme a tutte le istituzioni, e colgo l'occasione della presenza del Ministro Lupi per fargli una sollecitazione. Qualche settimana fa c'era stata una polemica sui ritardi presunti che il Governo aveva messo in campo per dare i poteri al Dottor Cantone per salvaguardare Expo, e il Governo rispose tempestivamente, devo dire, 10 giorni fa, il 13 di giugno, con un decreto legge che attribuiva questi poteri e che assegnava anche alla Regione Lombardia alcune competenze in materia di infrastrutture. Purtroppo, a distanza di questi giorni, il decreto ancora non c'è, è un decreto che non è ancora stato pubblicato, non so dove sia finito francamente, ma penso che sia importante che questa norma venga immediatamente pubblicata in Gazzetta e che abbia gli effetti che ha. Da domani la provincia di Milano non esisterà più, ha grandi competenze in materia di infrastrutture, opere connesse ad Expo, il Ministro Lupi lo sa e lo ringrazio per l'attenzione e l'impegno che ha sempre messo in questi mesi nel seguire queste iniziative. Il rischio è che se il decreto non viene immediatamente reso operativo, le società che erano della provincia e che passeranno alla regione ma ancora non sono passate rimangano in un limbo che le renderebbe inoperative. Sono certo che, mi auguro che nei prossimi giorni questa lacuna venga colmata, perché Expo è una straordinaria occasione per la Lombardia, per Milano e per tutta l'Italia. Siamo tutti impegnati, le istituzioni, le imprese, è un'occasione che vogliamo cogliere, è un'occasione che non possiamo perdere. Grazie a tutti e buon lavoro.